veramente grazie al Presidente per la presentazione, ma grazie a tutti i soci del Rotary, perché credo che questa sia una, non solo l'unica, ma certamente una delle strade più importanti per perseguire un risultato che è quello di, che ha già riferito Paolo, cioè quello della diffusione della conoscenza. Io con i miei collaboratori, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare altrettanto, cerchiamo di percorrere delle strade che possano portare verso una conoscenza aumentata, un po' più approfondita, della patologia, delle patologie rare, della patologia di cui ci occuperemo questa sera. Ma vi dico subito che il mio percorso sarà un percorso anche generale, di metodo, di sistema, perché credo che sia quello, in un consesso di questo tipo, più importante e in qualche modo anche più redditizio dal punto di vista dei risultati della comunicazione. L'approccio multidisciplinare della l'approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie rare. Spero che riusciremo a scoprirlo insieme durante questo mio percorso. Già abbiamo nominato più volte le malattie rare, quindi probabilmente già siamo entrati nel tema, nella problematica. A me sta cercare di definire un po' meglio questi confini. Le malattie rare sono delle malattie a bassa prevalenza, cioè a dire che sono scarsamente presenti nella popolazione generale. Per essere definite rare debbono avere una prevalenza, quindi meno di 5 casi ogni 10.000 persone. Le malattie rare sono tantissime, probabilmente aumenteranno mano a mano che si andrà avanti nella ricerca. Oggi sono contate fra le 5 e le 8.000, ma certamente sono, verosimilmente sono di più. Quello che è più interessante però è che quello che io ho sottolineato e netto, cioè richiedono un approccio assolutamente particolare nel senso di organizzazione, ma nel senso anche delle conoscenze. E quindi e questo lo dice esattamente nella raccomandazione del 2009, e vi anticipo che tutto sommato in Italia noi ci lamentiamo molto, anche per tante problematiche. Su molte classifiche purtroppo non siamo certo ai primi posti di merito e delle eccellenze, ma certamente sulle malattie rare diciamo che siamo abbastanza avanti, ve lo farò vedere anche dopo, e quindi questo significa organizzarsi in maniera tale da avere un approccio molto più sensibile, molto più impegnativo verso le malattie rare. Spero di riuscire a comunicare attraverso il percorso che ho scelto tutto questo entro la fine del mio intervento. L'unica cosa che volevo aggiungere, qual è il puntatore? Questo. Ok, grazie. L'unica cosa che volevo, scusate l'interruzione, ma non trovavo il puntatore, l'unica cosa che volevo aggiungere è che le malattie rare sono certamente rare, ma in Italia abbiamo certamente almeno 2 milioni di pazienti già diagnosticati per malattia rara, e la cosa ancora più importante è che il 70% sono pazienti in età pediatrica. Vedremo poi di capire, o capiremo facilmente probabilmente, perché il 70% sono in età pediatrica. Questa era quella a cui mi riferivo prima, e cioè nel 2001 c'è questo decreto del Ministero della Sanità che traccia le linee guida per un approccio organizzato e multispecialistico alle patologie rare, per cui di fatto si individuano da una parte
dal punto di vista economico, diciamo assistenziale, una serie di esenzioni che permettono a tutti di accedere alle cure che sono molto spesso, direi quasi sempre, estremamente costose e impegnative e che durano per tutta la vita, perché una cosa che non vi ho detto prima, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle malattie rare sono malattie genetiche, che possono avere un'espressione clinica molto molto precoce, quindi alla nascita, come la patologia di cui ci occupiamo stasera, altre che possono avere un'espressione clinica, una comparsa sul piano clinico più tardiva, ma certamente comunque poi sono croniche, cioè durano praticamente per tutta la vita. L'altro punto caratterizzante questo decreto è l'istituzione di questa rete nazionale. La rete nazionale nelle malattie rare, sia la rete nazionale sia la rete territoriale, è un punto di grande forza e ve lo cercherò di dimostrarvelo dopo. Il registro nazionale, perché? Il registro nazionale è importante perché, abbiamo detto, sono pochi casi, soprattutto in quelle rarissime, per cui avere un registro che sul piano nazionale è in grado di censire e di avere traccia di tutti i pazienti ovviamente può aiutare nel campo della ricerca, ma anche della prevenzione e dell'individuazione di una terapia. L'ultimo punto appunto è quello di individuare le malattie rare. L'ha detto prima Paolo, molto spesso le malattie rare, alcune malattie rare sono poco, molto poco conosciute, sul territorio è difficile incontrare medici che abbiano esperienza di questo tipo di patologia, tornerò su questo concetto perché è un concetto per noi molto molto importante e per cui spesso non arrivano alla diagnosi o arrivano alla diagnosi tardivamente o sono erroneamente inquadrati in una patologia che non è quella propria e che quindi non viene adeguatamente curata. Il nostro centro per le malattie rare, noi siamo qua come centro per le malattie rare, non a caso sono presenti anche i miei collaboratori, alcuni dei miei collaboratori, perché ho sbagliato a pigliare, perché nel 2008 alla fine o a un certo punto del nostro percorso che era già iniziato negli anni 80, perché io ero nel Dipartimento di Endocrinologia della Sapienza di Roma e ci occupavamo già di andrologia, di endocrinologia, di andrologia, e vedevamo molti pazienti affetti dalla sindrome di Klinefelter. Allora la sindrome di Klinefelter, che non ha 49 ma 47 cromosomi, era una patologia rara, attualmente è uscita ma ci torneremo, ma era una patologia rara e ci ha permesso, perché la numerosità dei pazienti era nettamente più alta, ci ha permesso di maturare un'esperienza in grado di poterla trasferire come conoscenza nell'attività attuale. Vi dicevo nel 2008 la creazione di questo centro per le malattie rare, ma già circa 10 anni prima, nel 2000, eravamo all'interno della rete aziendale del Policlinico, azienda universitaria del Policlinico. Il nostro centro si occupa di malattie rare endocrino-andrologiche, così si chiama, e in effetti è riduttivo, perché per esempio qui vedete rappresentata o citata la Turner. La Turner è una aneuploidia dei cromosomi sessuali, ma a fenotipo maschile. Diciamo l'alter ego o la contrapposizione rispetto alla sindrome di Klinefelter. Ma al di là di questo, noi ci occupiamo di patologie francamente endocrinologiche, tipo la Kalman, tipo la Klinefelter, che sono ipergonadotropi, la sindrome di Klinefelter, cioè sono patologie già al debutto ad espressione clinica di tipo endocrinologico, cioè delle ghiandole endocrine. E poi ci occupiamo invece per gli aspetti endocrini,
di alcune patologie non di nostra primaria pertinenza, perché sono di pertinenza pediatrica o neurologica, tipo la sindrome di Brailleville, che è un'obesità genetica, tipo la sindrome di Steiner, che è una patologia di tipo ad espressione neurologica piuttosto importante. La Turner ve l'ho già citata. Quali sono le finalità essenziali per un imprescindibili per un centro per le malattie rare? Sono queste che vi ho citato qui, assistenziali. Quindi un centro di malattie rare deve essere in grado di fare assistenza sanitaria completa sia sul piano clinico diagnostico, quindi deve avere gli strumenti per fare diagnosi e poi quella terapeutica. Ma su questa si deve basare la ricerca scientifica, cioè le nozioni scientifiche che noi riusciamo a recuperare in questi, trattando questi pazienti che, come è già stato citato, a volte sono molto molto pochi e quindi diventa molto difficile, ci tornerò su questo concetto, farne una ricerca di tipo clinico, una ricerca di tipo di base, e quindi però portare questi dati fino alla pubblicazione, cioè far conoscere l'esperienza di ogni ricercatore che lavora in questo campo. Perché? Perché attraverso internet, ma attraverso soprattutto le pubblicazioni scientifiche internazionali, è possibile comunicare i risultati di ogni centro. Ma quello sul quale io insisto particolarmente è questa finalità di tipo didattico. Vi ho detto prima all'inizio del problema della medicina del territorio, che molto spesso per limiti suoi, ma sono fondamentali, sono insuperabili, imprescindibili, perché un medico di base non può sapere tutto di tutto. Una volta forse sì, adesso le conoscenze, io non so certamente tutta l'endocrinologia, se questo sia chiaro, quindi non è possibile avere questa cosa. Le però la possibilità che, tenete presente quando studiavo io, ma anche dopo, negli anni successivi, non si parlava di malattie rare. Si poteva parlare della sindrome di Klinefelter nell'ambito degli ipogonadismi ipergonadotropi, quindi nell'ambito dell'esame di endocrinologia, ma certamente non si parlava delle malattie più rare, molto più rare. Perché? Perché statisticamente non erano rilevanti. Brutta parola, bruttissimo argomento. Organizzative, certo. Il centro per le malattie rare deve essere organizzativo, deve essere propositivo, finalizzando tutto alla costituzione di questa rete, sia a livello regionale, sia come il nostro, sia a livello dell'azienda dove noi lavoriamo, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. In questo senso, in questo argomento, non c'è dubbio che i rapporti con le associazioni per i pazienti sono per noi fondamentali, imprescindibili. Solo attraverso la costruzione che noi riusciamo a realizzare mediante le associazioni, mediante la collaborazione delle associazioni dei pazienti, possiamo accedere alla conoscenza, all'accensimento di tutti o di quei pazienti che sono presenti nel territorio nazionale. A proposito del centro, vi faccio vedere queste quattro diapositive successive. Non sono diapositive mie, sono diapositive del coordinatore per la rete assistenziale per le malattie rare, appunto nell'azienda Policlinico, che vi fanno vedere schematicamente quali sono gli accessi che possono arrivare alla rete, e una volta che arrivano alla rete del Policlinico vengono in qualche modo indirizzati verso i diversi specialisti che sono in grado di collaborare direttamente attraverso una comunicazione appunto all'interno dell'azienda. Ancora una volta ho citato, questa invece è mia, ho citato le associazioni dei pazienti perché a noi, per esempio nel nostro centro, molti pazienti che arrivano grazie alla comunicazione delle associazioni pazienti o di pazienti che già ci conoscono sul territorio.
Questi sono tutta una serie, non so neanche se siano tutti, ma insomma tutta una serie di specialisti che fanno parte di questa rete di cui vi parlavo. Questo invece è lo sportello sul quale noi, l'azienda ha lavorato e continua a lavorare, perché? Perché è un punto di riferimento ben preciso per l'azienda ospedaliera, e questa è la carta dei servizi dell'azienda stessa. Torneremo sul centro, ma adesso mi interessa partire un pochino con quella che è la patologia. Vi dico subito che non approfondirò esageratamente il discorso dal punto di vista medico, perché potrebbe diventare tutto sommato anche noioso e di scarso rilievo, scarso interesse, però ovviamente dobbiamo cercare di capire, devo cercare di spiegare che cos'è la patologia di cui ci occupiamo. Perché parto dalla sindrome di Klinefelter? Parto dalla sindrome di Klinefelter perché storicamente noi, è la più vecchia aneuploidia dei cromosomi sessuali, è stata descritta per la prima volta da questo medico, il dottor Klinefelter, nel 1942. Nel 1942 lui ha descritto la tipologia, il fenotipo clinico di questi pazienti, ma non sapeva neanche, non si conoscevano ancora i cromosomi, non sapeva neanche quale fosse la causa. Però aveva identificato addirittura 9 casi in cui c'erano una caratterizzazione comune per quanto riguarda l'ormone follicolo stimolante, quello che nella donna fa crescere il follicolo, nell'uomo dovrebbe far crescere gli spermatozoi. Se ce n'è troppo è un brutto segno, perché vuol dire che gli spermatozoi non ci sono o ce ne sono molto pochi. Ma soprattutto descriveva la diminuzione molto molto significativa del volume testicolare. Per quanto riguarda la sindrome di Klinefelter, la volumetria testicolare ridotta dovrebbe consentire, se i medici fossero bravi e attenti e visitassero come bisognerebbe visitare sempre, cioè spogliando i propri pazienti, dovrebbero sempre essere identificati. Questi pazienti con la sindrome di Klinefelter vengono identificati in circa il 30% dei casi. Circa il 65-70% dei casi non vengono mai diagnosticati, e questo non ci fa molto piacere come medico e come anche docente di medicina. Avevano la ginecomastia, cioè avevano la ghiandola, uno sviluppo della ghiandola mammaria esagerato per un ragazzo, e poi avevano l'assenza di spermatozoi. Ovviamente, per quello che vi ho detto, qui c'è una relazione. No spermatozoi, pochi spermatozoi, tanto FSH. La sindrome di Klinefelter ha costituito e costituisce tuttora il nucleo o uno dei nuclei principali per quanto concerne la nostra attività del centro. Anche se i nuovi LEA hanno escluso la sindrome di Klinefelter dalle malattie rare, perché effettivamente è stata trovata una prevalenza superiore a quel meno di 5 che abbiamo detto prima, e quindi sono diventate malattie croniche invalidanti, che devo dire hanno comunque dei livelli assistenziali sostanzialmente accettabili, ancora accettabili. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, cioè a dire quello che lo Stato e il Ministero della Salute è in grado di offrire a determinati pazienti affetti da questo tipo di malattie, o comunque da malattie importanti, invalidanti, e che spesso durano per tutta la vita. L'altro aspetto per cui continuiamo con piacere, diciamo con interesse, più con piacere, a seguire questi pazienti è che ve l'ho cerchiato, è una cosa di tipo grafico, ma credo che sia importante. Il nucleo dei cromosomi sessuali XY, che fa di questi pazienti con 47
cromosomi, è anche presente in quelle patologie molto più rare, molto più complesse, molto più importanti che ci interessano questa sera, e che sono le aneuploidie cromosomiche dei cromosomi sessuali a fenotipo maschile, sia con 48, con 48 cromosomi sia con 49 cromosomi. Questo nucleo con doppia X e doppia Y, a cui si aggiunge un'altra X nei 48 e due altre X nei 49, è un nucleo che noi ritroviamo anche nelle patologie più complesse, cioè i testicoli piccoli che ho nominato prima, la FSH alto, a volte la ginecomastia, li ritroviamo ancora, per cui sono la sindrome di Klinefelter costituisce per noi un modello molto più numeroso di studio di base per la patologia, per le patologie che abbiamo detto. L'esperienza che noi avevamo fatto sulla malattia, sulla Klinefelter, ci ha portato, e qui è il primo aspetto che certamente dobbiamo tenere in qualche modo conto, e io non posso esimermi dal citare. Abbiamo avuto vinto questo bando sulle malattie rare nel 2009, in realtà si è protratto fino al 2012, ma insomma, in cui il Ministero della Salute pone dei fondi anche consistenti per la ricerca sulle malattie rare. Allora era ancora rara e quindi abbiamo partecipato con la Klinefelter. Quest'anno contiamo di partecipare con le aneuploidie maggiori. Quello che però è interessante dal mio punto di vista dire è che questi fondi per la ricerca non erano pochi, non c'è dubbio, quindi uno spazio per le malattie rare certamente c'è, ha consentito al nostro gruppo di produrre più di 10 lavori internazionali fra review e lavori originali sulla sindrome di Klinefelter. E qui entriamo molto rapidamente nella storia che ci interessa. Questo professor Marco Fraccaro, morto nel 2008, genetista, Anna Pia lo conosce molto bene, studiando, allora era giovane, studiava in Svezia, ha identificato per primo nel mondo un bambino di 7 anni di origini estoni con 49 cromosomi. Per curiosità vi dico che lui è stato bravissimo a identificarlo, ma purtroppo le conoscenze e la classificazione dei cromosomi allora era un pochino ancora arretrata. Oggi non sarebbe possibile. Lui ha descritto un cariotipo in cui c'erano tre cromosomi 8, tre cromosomi del gruppo 11 e poi un Klinefelter, un assetto Klinefelter. Vi posso dire, perché ne abbiamo parlato a lungo con un amico genetista del Policlinico, questo oggi non sarebbe possibile, sia perché la capacità di tipizzare i cromosomi fortunatamente è notevolmente evoluta, ma soprattutto perché questo non sarebbe assolutamente un cariotipo vitale, non potrebbe arrivare alla nascita. Questo 2 anni dopo è arrivato questo lavoro, dove invece la caratterizzazione è stata corretta. Questo era un paziente con 48 cromosomi, di cui però due erano Y, ma fanno parte sempre delle aneuploidie cromosomi, che hanno delle manifestazioni, un fenotipo clinico, delle manifestazioni cliniche un pochino diverse, ma sostanzialmente comunque continua ad essere una malattia importante, dove le caratteristiche però restavano uguali, perché c'era un danno importante a livello del testicolo e un danno al tessuto mammario con la ginecomastia. Dopodiché negli anni successivi, negli anni 70, 80 e anche 90, sono usciti numerosi lavori dove questa patologia è stata caratterizzata meglio dal punto di vista clinico, si è capito adeguatamente dell'importanza della collaborazione, della gestione in rete o multispecialista.
caratteristica di questo tipo di patologie. Ma per quanto ci concerne, nel 2013, 8 agosto, una mamma di un bambino 49 mi scrisse questa mail. Perché? Perché noi dal 2007, nell'ambito di quella che è la didattica e la formazione dei medici alla nostra università e dei medici di medicina di base, organizziamo un congresso sulla sindrome di Klinefelter e sulle neoplasie maggiori. Questa mamma mi chiedeva se potevo organizzare nell'ambito del prossimo congresso una sezione anche che concernesse le aneuploidie maggiori. Io ho risposto che l'avrei fatto senz'altro. L'anno successivo non l'abbiamo fatto perché eravamo oberati di altre problematiche, però nel 2015 siamo riusciti a portare a termine questa avventura, e questo nell'ambito delle attività didattiche che un centro dovrebbe avere è il libro che abbiamo prodotto, dove c'è una sezione, un'ampia sezione sulla sindrome di Klinefelter, ma anche sulle aneuploidie maggiori. È la prima trattazione in Italia, questo in italiano, per quanto riguarda le aneuploidie maggiori. Tra l'altro vi posso dire che, d'accordo con la signora che mi aveva chiesto 30 libri, io 30 libri l'ho portato, ne faremo quello che volete. Andiamo avanti rapidamente. Questa è la prevalenza delle varie patologie. Là sulla sindrome di Klinefelter ci sono dati, vanno da 400 a 650. Quello che è importante sottolineare, guardate quanto sono rare le neoplasie maggiori, per cui è difficile studiare. Queste sono alcuni aspetti di clinica sui quali non mi soffermerò perché può diventare noioso, ma certamente hanno un fattore comune sulla molteplicità. Praticamente queste malattie colpiscono o interessano tutti gli organi e tutte le attività dell'organismo, dell'individuo, tutti i tessuti dell'individuo, ovviamente quando più, quando meno, perché comunque la variabilità clinica c'è. La parte caratterizzante purtroppo spesso è questa delle problematiche del linguaggio e delle difficoltà cognitive che portano ad isolare questi pazienti, oltre invece a queste che sono le malformazioni congenite. Vedete che variano, sono le più varie, spesso la PACES è comunque indicativa, ci sono problematiche cardiache già ricordate nel film, ci sono alterazioni della morfologia delle ossa e quindi dello scheletro che condizionano negativamente anche la capacità di muoversi e di deambulare. Questa è una tabella in cui si fa ancora riferimento a quelle che sono le patologie o comunque invece è una diapositiva sulla quale vorrei soffermarmi, perché è il lavoro del 2011 del gruppo americano della Sprouse, della dottoressa Sprouse, a cui faceva riferimento Paolo, e che effettivamente ha trattato in questo caso 22, ma ha continuato a trattarne molti di più, bambini con l'alterazione con 49 cromosomi, utilizzando piccole punture mensili per 3 cicli con il testosterone. Consentitemi 2 minuti, di perdere 2 minuti per dire semplicemente che il rapporto con Paolo e con la signora Letizia fra noi è iniziato qualche anno fa a Bari, e non con i migliori auspici, perché quando è stato riportato questo tipo di discorso io ho detto, e forse Paolo si riferiva proprio a questo, in Italia la ricerca viene sottoposta a dei controlli diversi da quelli americani. Ci torneremo alla fine, eventualmente non voglio addentrarmi troppo, ma non c'è dubbio che è questo. Allora l'ha chiesto lei, però l'ha chiesto lei, io mi dilungo.
molto semplicemente, la Sprouse non ha fatto, mi dispiace parlare così, ma insomma, voglio dire, è un lavoro complicato, quindi non possiamo dire, non ha fatto alcun controllo di tipo endocrinologico, né ha avuto nessuna autorizzazione su una terapia sperimentale. Se lo facessi io in Italia, si tratta di capire quale bene e quale male, in qualunque sistema ci sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Qui è nato il nostro rapporto, fortunatamente poi ha volto al meglio, quindi siamo tutti contenti, però insomma su questa diatriba è nato il rapporto. Questo è semplicemente per descrivere le numerose alterazioni dei cromosomi che si possono, le neoplasie che si possono trovare. Ci avviciniamo alla fine. Quali sono le problematiche che un medico, un centro può incontrare nel trattare le malattie rare? Intanto la bassa prevalenza. Ci vogliono i numeri, per fare le statistiche ci vogliono i numeri. Oggi la medicina, non in Italia, nel mondo, si basa sull'evidenza. Per basarsi sull'evidenza ha bisogno di numeri. Purtroppo con le malattie molto rare i numeri sono difficili da ottenere e quindi significa che noi dobbiamo costruire dei protocolli di ricerca atti in qualche modo a superare questo scoglio, perché altrimenti io potrò dire il mio bambino è guarito, il mio bambino è diventato, non serve a nulla. Ovviamente questo non significa, e lo dirò e lo dirà anche Matteo domani al congresso, non significa che io non debba tener conto di quanto la Sprouse ha pubblicato, e lo ha fatto anche bene, fra l'altro la Sprouse, tanto per aprire una parentesi, nel 2011 ha cominciato a trattare prima, ma non era certo la prima che dava il testosterone, perché già nel 94 un pazientino, un paziente perché aveva 16 anni, con ritardo puberale, ma lì c'era un deficit di testosterone senz'altro, era stato trattato con testosterone e avendone un notevole giovane. La complessità clinica, questo è fondamentale, perché non serve un solo specialista, per quanto bravo, per quanto preparato sulle malattie rare, non può fare l'ortopedico, l'ortodonzista, l'oculista, il pediatra e quant'altro, ok? Quindi ci vuole una rete sulle malattie rare con colleghi che siano specificatamente preparati ad affrontare le patologie rare. E poi la medicina, quello che ho detto, si basa sull'evidenza. Allora questi incontri servono, a mio avviso servono tantissimo, perché servono per fare cultura, per fare diffondere le problematiche legate alle malattie rare, e servono per andare nel territorio, là dove poi si possono trovare pazienti, pazientini, ragazzini che non vengono adeguatamente trattati. Mi autocito, ma mi fa molto piacere, perché questi che vi presento sono rapidamente due lavori della nostra scuola uscite nel 2018. Questo è il lavoro primo nome Matteo Spaziani, che per la prima volta nel mondo, compresi gli americani, Paolo, c'è un studio completo sull'endocrinologia di questa patologia. Nessuno lo ha mai riportato. Questo è il secondo sull'autoimmunità. Primo nome è Francesca Panimolle, che non è qui, che si occupa della parte della diabetologia e dell'autoimmunità, in cui abbiamo dimostrato un aumento dell'autoimmunità nelle aneuploidie maggiori, come peraltro già è presente nella sindrome di Klinefelter. Allora, rapidamente alcune riflessioni che spero possano essere in qualche modo condivise e condivisibili. Tutto sommato il nostro paese si è dotato di una buona legge per l'assistenza alle malattie rare. I grossi problemi stanno nelle ASL. Noi combattiamo continuamente con le ASL che ci dicono che non hanno
che non hanno i soldi, che hanno finito i soldi, le malattie rare sì, però no, abbiamo finito i soldi. E è una grossa difficoltà per i nostri pazienti, ma anche per noi che ci lavoriamo. Tutto sommato io credo che il livello medio dei nostri centri, escludo il mio nello specifico di adesso, sia abbastanza buono, ma non c'è dubbio che la dispersione sul piano nazionale obbliga spesso, per una mancanza di comunicazione con il territorio, obbliga spesso le famiglie a fare lunghi viaggi o viaggi abbastanza frequenti. Massimo viene da Catania. È vero? Sei d'accordo? Oh, ok. L'attività diagnostica è buona, ma secondo me dovrebbe essere ancora incentivata. Per finire, la rarità di questi pazienti ovviamente crea grossissimi problemi, ripeto, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista della diffusione dei risultati. E ancora dobbiamo cercare di aumentare il più possibile il livello di conoscenza e di cultura intorno alle malattie rare. Quello che vi posso dire, vi ho detto prima che quando c'ero io, quando studiavo io, le malattie rare praticamente non esistevano, non si studiavano all'università. Oggi con i congressi, con questi che noi organizziamo, ma che anche altri congressi, altre università organizzano, riusciamo a far arrivare la cultura, o comunque cercare di far arrivare la cultura sulle malattie rare, sia al corso di laurea di medicina, sia agli specializzandi, sia ai dottorandi, sia alla medicina di base, quindi la pediatria e la medicina generale. E credo che questo possa aiutare a migliorare la capacità diagnostica. E quello che mi interessa di più, e chiudendo, è che questo tipo di approccio possa col tempo portare a un miglioramento sensibile sia della qualità di vita sia dell'inserimento sociale dei nostri pazienti. E questo tutto sommato è un risultato che non noi, ma la medicina in senso lato ha raggiunto, perché ha giustamente citato Paolo all'inizio del suo intervento. Molto spesso questi pazienti finivano in manicomio e lì restavano senza una diagnosi. Oggi Alberto, oggi Massimo, oggi tanti altri che noi seguiamo, ma non per merito nostro, perché così vanno le cose, riescono ad andare a scuola, ad inserirsi e ad avere prospettive sociali significative. Vi ringrazio.